Chi teme la noia si metta alla presenza del Signore e cominci a fare un po' di silenzio interiore. Non servono parole inutili, basta il silenzio, la calma e la consapevolezza che Dio è in noi ed opera continuamente nella sua creazione in continua evoluzione. Se si trova in un parco pubblico, ad esempio, ad un certo momento si accorge che sta vedendo le cose più comuni con occhi diversi dal solito, con un'altra luce nell'istante. Tutto è stato creato con amore e precisione da quello stesso Signore che è dentro di sé. Si soffermi per qualche attimo ad osservare le cime degli alberi così maestosi, i rami più complessi e bizzarri, le foglie di ogni dimensione e forma, la corteccia ornata di disegni naturali, eccetera. Alla presenza del Signore, dal suo cuore pieno di gratitudine, sgorgeranno dei complimenti perché è consapevole che il Padre ha pensato proprio a tutto, anche ai minimi particolari, dal macrocosmo al microcosmo. Terra, erba, fiori, insetti, uccelli ed ogni più piccolo essere che vibra. Tutto è suo ed è meravigliosamente in armonia con tutto il creato. Poi pensi che può ammirare tutto ciò grazie agli occhi e alla mente così complessa. E pensi sempre al Signore. Questo è un anticipo di paradiso. Non potrà annoiarsi.